Fabrizio Leggio, Movimento 5 Stelle, Assisi. Perché no? Ma perché no? Le ragioni del no sono, a mio avviso, infinite. Vanno dalla qualità dei nuovi costituzionalisti, che non è sicuramente all'altezza della qualità, diciamo, dei padri della Costituzione vigente. Vanno dal fatto che questa Costituzione è più farraginosa di quella di prima, è meno comprensibile, non è affatto partecipata. Ricordo che la Costituzione del 48 ebbe l'approvazione del 90% del Parlamento. Questa di fatto è una forzatura che fa il governo. Potrei citare l'articolo 70, potrei citare varie cose. Io mi limito fondamentalmente a un concetto di fondo. Per me è assurdo che si permetta di cambiare la Costituzione, che rappresenta, diciamo, la base, le regole dello stare insieme della comunità, a un Parlamento che di fatto dalla Corte Costituzionale è stato stabilito essere eletto incostituzionalmente, e quindi doveva avere il compito solo ed esclusivamente di rifare una legge elettorale e tornare al voto. Di fatto invece questo Parlamento ce lo troviamo mettere le mani sulla carta fondante del nostro vivere insieme, e questa è una cosa intollerabile. Poi aggiungiamoci che il sì è voluto da tutti quei poteri, dalle banche d'affari, da tutti coloro che, a mio avviso, a nostro avviso come Movimento 5 Stelle, sono alla base dei problemi che vive la nostra società oggigiorno. Per cui assolutamente no. Perché no? Assolutamente no.